Loris Rossetti, sono 5 milioni, poi da suddividere con un massimo di 5.000 euro per nucleo familiare, sono un segnale, anche se lo vogliamo ribadire per l'ennesima volta, non sono un risarcimento. No, non sono risarcimento. Comunque dimostrano una forte attenzione che la Regione Toscana ha rispetto ad un momento di estrema difficoltà che il territorio sta attraversando, soprattutto le famiglie e le persone stanno attraversando. Capiamo che non è una panacea, capiamo che non è la soluzione ai loro problemi, però è un'attenzione, come per dire, noi ci siamo, stiamo facendo il massimo, questo è un inizio, perché poi logicamente daremo e ci mobiliteremo per dare aiuti diretti ed indiretti, perché la gente sappia che non può essere lasciata sola, e questa è la sensazione che diamo come primo segnale, è quello, non siete soli rispetto alle difficoltà e all'emergenza che come territorio state vivendo e come territorio stiamo vivendo. Tra l'altro avete vissuto, lo stesso Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha commentato anche l'indignazione di tanti carrarini quando si sono visti le acque del Carrione, dopo tanti avvertimenti, di nuovo invase le proprie abitazioni, le proprie attività produttive, le proprie case. E Rossi ha detto, beh, bisogna dare un segnale, bisogna essere vicini alle persone. Però per come si è costruito negli anni, probabilmente vicini alle persone non siamo stati. Ma lì il segnale è duplice, mi permetta. Uno è l'elemento vero, cioè quando succedono cose di questo genere la prima cosa da fare per chi amministra un territorio è di dare una mano concreta alla gente che ne ha bisogno. La seconda è quella di capire perché le cose sono accadute, e qua provvederemo noi, provvederanno gli organi, gli organismi preposti a questo, come è giusto che sia, perché chi sbaglia in qualche modo poi soprattutto. Terzo è cominciare a pensare a tutelare la salute e l'integrità fisica dei nostri cittadini. Noi non possiamo avere dei pezzi di territorio all'interno del quale per molti anni si è edificato e si è costruito che non siano stati messi in sicurezza. Dico meglio, che si sia permesso di costruire ed edificare là, il territorio non può essere messo in sicurezza se non per costi elevati, elevatissimi per l'intera comunità. Perché quando mettiamo le opere in sicurezza, quando facciamo strutture idonee per la sicurezza del territorio, spendiamo risorse pubbliche. Va valutato se è opportuno continuare ad occupare il territorio in questa maniera o se invece, facendo una politica seria e mirata, in qualche modo salvaguardi chi è insediato, ma soprattutto impedisca che si continui a costruire selvaggiamente in aree o occupare aree che non hanno l'idoneità per essere aree abitate né tantomeno utilizzate per l'attività umana. Questo è il compito che dobbiamo avere. Abbiamo approvato una legge molto importante, consumo del suolo zero, che è una cosa fondamentale. C'è un grosso dibattito sul paesaggistico. Io sono stato uno di quelli che in qualche modo ha criticato alcuni aspetti del paesaggistico, ma su altri credo che assolva un compito estremamente importante e fondamentale, che è di tutela non solo ambientale, ma di misure molto rigide per quanto riguarda il rispetto ambientale, ma soprattutto i limiti e i vincoli che esistono, che anche la legge nazionale pone. Insomma, da una parte lo strumento della programmazione, dall'altra parte lo strumento degli aiuti e degli interventi nelle opere pubbliche. So che si sta avviando un censimento molto importante per quanto riguarda le opere di messa in sicurezza del territorio. Facciamo questo censimento, vediamo in che stato di condizione sono, alcune di loro andranno ripristinate, altre molto andranno potenziate, altre invece andranno sostituite. Credo che sia già un passo fondamentale, perché un conto è la programmazione e un conto è la risposta immediata. Noi stiamo lavorando, credo, e la Giunta regionale, soprattutto il Presidente, è impegnato su tutti questi fronti.